È opera tua! Buon mesiversario! Tu cos'hai per me? D'accordo, ok. Io non avevo capito che i miei scherzi vi avessero feriti. Mi dispiace. Che cosa ne dite se vi offro una mentina per fare pace? Sono fiera di te, Max. Non credevo che ti saresti pentito, ma mi ero sbagliata. È una trappola! È tutta colpa delle mentine. Io e te abbiamo chiuso. Ehi, di cosa parli? Non voglio stare con un ragazzo che ferisce gli altri per divertirsi. Addio, Max. Ferma, aspetta. Ok, prometto che non farò più scherzi. Davvero. Max Thunderman la pianterà di fare scherzi? Certo. Qua la mano. Se mi dai la mano finta, ti romperò il naso. Fermo, non puoi usare i poteri per prendere il ketchup, ti vedrebbero. Faccio io. Sembri proprio un gattino spaventato. E un pollo? Un pollo gatto. Senti, io non sono una fifona. Accetto il cibo che arriva da questi tubi. Usa i tuoi poteri, pollo gatto. Ah, chi è il pollo gatto adesso? Chiedilo a quello che ti ha visto usare i tuoi poteri. Che faccio adesso? Rimedia! Lo so, starò sotto il tavolo tutta la vita. Mandami dei vestiti e dei soldi! No, vai a parlarci e inventati qualcosa. Ok, bene. Ha visto i miei superpoteri e ora proverà i miei poteri femminili. Ehi! Allora ti è piaciuto il mio trucchetto magico? Sono brava con la magia. Wow! Forte! Ehi, sai fare questo? No, direi di no. Mi chiamo Link. E ho i superpoteri. Come te. Eccoli, sono là! Li ho visti prima io! Abbiamo tanto in comune. Phoebe, sei nei guai, bambina mia. Link, te l'ho già detto e te lo ripeto, non puoi frequentare la sua bambina. Perché voi non andate d'accordo. Non siamo voi, vogliamo frequentarci. Tua figlia sta manipolando mio figlio. Sei salvo perché qui ci sono tante persone. Da quando ti importa delle altre persone? Prendi un tubo, idiota! No, 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 papà, no! Per favore, i tubi no! Papà, ti prego! Tutti fuori! Mangia il pollo, faccia di tacchino! Ti piacciono i pasticcini, pasta frolla? No! E nachos oggi sono in offerta! Perché non assaggi un po' di guacamole? Basta! Smettetela di fare i bambini! Ha iniziato lui! Ma non vedete quante cose avete in comune? Avete appeso i mantelli al chiodo, vivete in una cittadina, dormite tutto il giorno, in pratica siete la stessa persona! Io ho più capelli. Io sono la celebrità della TV locale. Papà. D'accordo, ma lo faccio solo perché non sopporto sprecare il cibo. E il fatto che tu abbia abbassato il tubo mi fa capire che adesso sei senza difese. Hasta la vista, baby. No! Ho preso il ragazzo strano. Alla fine mi ha notato. Senti, papà, a me dispiace veramente, ma
Noi stiamo bene insieme e tu volevi tenerci lontani per il tuo passato. Avete ragione, ragazzi. Noi dobbiamo chiedervi scusa. Voi non siete noi. Allora, gestire una cucina è come una sinfonia e i miei dipendenti devono saper suonare in perfetta armonia. Cominciamo con la pizza media. Prima la battiamo. È importante perché apre la superficie e permette all'amore di entrare. Oh, è così poetico. Per amore intendo la polpa di pomodoro scaduta. Dopo, Max sparge la salsa. Poi tocca a Phoebe metterci sopra la mozzarella. E poi alla fine Max e gli altri ingredienti. Perfetta armonia. Chiaro? Sì, ma lei non ci paga per memorizzare le batti cose. Batti salsa, formaggio e guarnizioni. Bene, adesso voglio una pizza media ai peperoni, funghi freschi e olive nere. Lavorate come si deve e ricordatevi: perfetta armonia! Ora che ci vuole? Le guarnizioni. Max, non puoi mettere i peperoni come capita. Ehi, sto facendo una pizza, accidenti. Lasciala a me. No, Phoebe, lasciala a me. No, ce l'ho messo io, è meglio. Cosa fai? Ascolta, dobbiamo collaborare per poterlo avere. E ricordati, se non mi aiuti, niente Mifon. Beh, lasciamo perdere, ci siamo capiti. Basta parlare, devo martellare. Non farlo più, rischi che la signora Wong ti scopra. Se riusciamo a lavorare in armonia, non ci servono i poteri per essere super. Wow, ora hai dimostrato che anche tu sei una pizza. Batti qui, Max, batti qui. Grande, cominciamo. Martello. Salsa. Mozzarella. E guarnizioni. Sì! Il Teen Thunderman ha lavorato in perfetta armonia. Pizza! Pizza! No, quella nota è mia, ladro! La tua nota alta, no, devi farla più bassa! No, sento che devi farla più bassa! La smetti di contraddirmi sempre! Sei tu che vuoi litigare! Non dire sciocchezze! Pronto, Pizza Palace, che cosa desidera? 150 pizze grandi? No, qui si esagera! Un attimo, mi scusi. Max, non so che cosa hai in mente, ma aspettiamo che torni la signora Wong. Phoebe, si è presentata l'occasione di avere tutti i soldi in un colpo solo. E addio, signora Wong. Noi non riscuotiamo, Max. E invece sì. Salve, sono Max, il responsabile. Le faremo 150 pizze. Al conto ci sarà da aggiungere il PAF, premio artistico per i fenomeni. $400, sì. $400? Li vuole pagare davvero? Ah, intendevo dire perfetto. Ci vediamo tra mezz'ora. Ecco fatto. Potenza al massimo, così dovrebbe andare più veloce. Cominciamo. Ci sono 150 pizze da fare. Dai, partiamo. Martello. Salsa. Mozzarella. E guarnizioni. Una è fatta. Visto? È una passeggiata. Non va un po' troppo veloce? Phoebe, non ti fermare, non ti fermare. D'accordo. Oh, la metto io la salsa. Oh, cavoli! Va troppo veloce, Max, rallentalo! Non vuole fermarsi! Dobbiamo prenderlo, cadranno! Sì! Brava. Oh no, credo che stia per esplodere. Sono tornata. Oh.
ragazzi! Voi siete una band, vero? Certo, ma non quella band che ti ha rubato un campanaccio. Farò un'audizione per trovare un gruppo che suoni tutti i sabati. Grande! Mitico, Wolfgang! Piano, piano, piano. Una band del nostro calibro ha bisogno di un certo ingaggio. Cibo gratis. È perfetto. Ehi, un momento. Allora che cosa suonerà la band se non abbiamo neanche una canzone? Oggi ne ho scritta una. Piacerà a tutti. Sentite. Words, 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 words are the tricks. Nerds, nerds, nerds don't use it the words. So we won't use words. Words, 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 words are the tricks. Oh, i clienti si stanno innervosendo. Vado a calmarli. Non lavorare troppo, è il tuo primo giorno. Words are the tricks. Stai uscendo con un ninja dei regali! Ho scritto così tanto su di lui che ho quasi finito il diario. 700 pagine piene di parole strappate al mio cuore. L'albero abbattuto per fare quel diario sperava in qualcosa di meglio. Max, se vuoi scrivere un testo pieno di passione e sentimento, devi rubare quel diario! You got a little secret, something I never knew. But what's so special is the trust between me and you. I care about you deeply, I want you to know. I'll never speak a word about your bonus, so your bonus, it's no biggie. Your bonus, so get jiggy. Your bonus, with your extra piggy. I'll never speak a word about your bonus, so basta così, basta così. Wow! Dateci un secondo, ok? Max, posso parlarti un attimo? Faccio autografi solo alle ragazze. No, 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 no. Dimmi, hai saputo del mio dito in più da Phoebe? Diciamo di sì. È veramente così strano quel dito. Phoebe ha rivelato il mio segreto. Preparate delle nuove canzoni. Vi annuncio che siete la band dello Splatburger! Yeah! C'è qualcosa che ti devo dire. Che fai, amico? Dobbiamo suonare un dito in più. Cambio di programma, venitemi dietro. This is a song about Phoebe. So Link, put down that drinky. Phoebe didn't tell me about your extra piggy. I needed a song to get my band this giggy. So I stole a page from her diary and I passed it off as a song diary. Phoebe wasn't the one who broke your trust. It was your awesome brother, Max Summers. Vi è piaciuta? Mi spiace tantissimo, Phoebe. Io ho creduto che tu avessi rivelato a Max il mio segreto e non riuscivo più a parlarti. Link, io non l'avrei mai fatto. Significhi molto per me. Hai letto il biglietto? Biglietto? Eccolo qui. Ok, facciamo così. Se qualcosa non funziona tra noi, vuol dire che Max ha fatto qualcosa di orribile. D'accordo. Ok, ti spiego perché non abbiamo suonato un dito in più. Vedi, è davvero commovente. Phoebe e Link... Sei licenziato. Beh, mi spiace, ma ti sei perso una bellissima storia. C'era anche un orso di peluche. Ragazzi, mi dispiace, io non volevo che finisse così. Ti scuserai dopo, adesso vieni a darci una mano. Wolfgang è riuscito ad aprire il tubo. Gagni Schweifen! Ehi! State lontani da quel tubo! Beccati! Via! Piccola rivincita!